È l'unico posto dove non riesco a finire un piatto. Questa è una porzione, Michè. Io te l'avevo detto e ci mangiavano in tre. Questo così si fa, Michè, vedi? Deve avere questa densità la cremina della cacio e pepe. Mamma mia, oggi che outfit! Hai visto? Oggi me la sto a rischiare. Perché sto a portare un romano a mangiare una trattoria romana. Sì. Questo è un posto che a me piace tantissimo, sta alla Garbatella. Si chiama Argrottino del Traslocatore. Non sciogli lingua. Sulla pronuncia romana, cara Paola, mi devi lavorare un po' di più. Dillo te. Argrottino del traslocatore. Cioè tutte R. Argrottino del Traslocatore, ragazzi, una delle trattorie più iconiche di Roma e uno dei quartieri più iconici di Roma. Siamo alla Garbatella, quartiere attrazione popolare. Qui, ragazzi, si mangia bene e si spende poco, o almeno relativamente poco, per i parametri della città. Abbiamo chiacchierato fin troppo. Andiamo? E ben arrivati al grottino del traslocatore. Vai, perfetto. Allora ci porti fegato con le cipolle con l'antipasto. Perfetto. Grande bucatino alla matriciana, ci fai la porzione quella vostra da vassoio. È una grande, un grande tonnarello cacio e pepe. E poi come secondo ci devi portare le tue polpette. E ci porti pure la puntarella. E ci porti pure il peperoncino. Oramai avete imparato a conoscerla. Quando entra in trattoria, pam, gli sparte il sorriso. Ma è la vera godura di Paola, è quando ordina. Perché lì va tutta in fibrillazione. Dimmi un po' una cosa, dove mi hai portato? Io ti ho portato alla Garbatella, che è un quartiere popolare di Roma bellissimo, tra l'altro giallo-rosso. Le porzioni sono abbondantissime, la qualità è ottima, conduzione familiare. Questa è la caratteristica dei posti che noi andiamo a cercare. Paola, c'è il cestino del pane, tiralo fuori, va, dai. Pane? Dai, assaggio? Michè, ma qua se ti inizi a mangiare pane, tu non hai idea che cacchio ci arriva. E anche questa trattoria, ragazzi, non ha il QR code, ma ha un sano menù di carta. La porzione, come vedi, questa è una porzione. Sicuramente, ragazzi, la porzione di questo fegato con cipolla è molto 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 abbondante. Questa è una porzione, ragazzi, una porzione antipasto. Paola, la differenza fra questo fegato con cipolle e il fegato alla veneziana? Lungi da loro a scrivere fegato alla veneziana, è normale che ha un procedimento, una ricetta tutta loro. Quindi è molto, c'è anche molto aceto nel fegato alla veneziana, che qua io non lo sento. E poi già noto un'altra caratteristica diversa, che nella veneziana non c'è, la presenza di peperoncino e di pepe. Metti, vai. Senti, io ho tagliato un pezzetto, poi ognuno si serve da solo. La cottura mi piace, buono, buonissimo. Ah, una doppia fettina, ragazzi, cioè la fettina praticamente l'hanno presa e l'hanno resa doppia, hanno fatto un doppio strato. Eccolo qua il nostro fegato con cipolle. Questo fegato è cotto alla perfezione. Il fegato, se è troppo cotto, tende a sembrare cartone. Questo invece dentro è bello umido. Io negli anni su questo canale vi ho raccontato principalmente bistecche sontuose, che hanno però un costo. Una porzione del genere, ragazzi, pesa intorno ai 400 grammi, ci si mangia in due e sono proteine animali nobili a un costo decisamente basso. Quindi io lo dico, non esistono solo le bistecche, esistono pure questi piatti della tradizione. A me ovviamente da romano, come interpreto nel fregato, le cipolle mi fanno pazzire e me lo mangio insieme a voi. Buonissimo, il consiglio che vi do è portate, se avete dei figli, dei ragazzini, dei marmocchi, degli adolescenti, portateli a mangiare queste cose, ragazzi, perché se perdiamo questi sapori è come se perdessimo le fondamenta della nostra tradizione gastronomica. Il pane mollicoso serve a fare questo. Tu diresti sa fa. E Paola, dunque siamo in due, non siamo 18. No, questa è una porzione. Non ci credo. Sì. Non ci credo. Allora, questa per loro è una porzione, poi c'è la mezza porzione che sono 150 grammi, capito? Questa è una porzione, Michè. Io te l'avevo detto e ci mangiavano in tre. Questa è la mia. Ho rotto il bicchiere. Ragazzi, questa è una forchetta e questa è la nostra amatriciana. Radiografia questa amatriciana. Ma che ve lo dico a fa? State a vedere. Allora, io dirò la mia. Questa c'ha un pizzichino di peperoncino. Mo tutti quanti pure sta bene, raga. Il bucatino è cotto alla perfezione.
il pecorino romano è ottimo, perché ricordiamoci, non devi mettere un pecorino super stagionato perché poi ti diventa troppo piccante, troppo salato. Ottimo, buono. Nel frattempo sta arrivando la mia cacio e pepe, prego. Wow, signora, grazie. Mi fa così, Michè. Questo così si fa, Michè, vedi? Così. La devi mantecare. Paola me l'ha mantecata, adesso me la manteco io. Allora, la cremina c'è. La vedi, la cremina? Cacio e pepe, ragazzi, piatto poverissimo, eh. Questa, ragazzi, è la cacio e pepe. Io farei assaggiare a qualche amico mio che viene a Roma che non ha mai assaggiato la cacio e pepe. Tanta, tanta, tanta roba. Paola me la sta fregando. Chef di ripresa e di forchetta, comunque. Ti confesso una cosa, è l'unico posto dove non riesco a finire un piatto. Questa più la magni, guardate ragazzi, già ho fatto 5-6 forchettate. Questa più la magna e più cresce, ma stai a vedere. Che cosa deve avere secondo te una matriciana per essere buona? Allora, la salsa deve avere la personalità della matriciana, questo è fondamentale. Poi la materia prima deve essere buona, in questo caso abbiamo un ottimo pecorino, pepe macinato al momento. La pasta è di ottima qualità, il bucatino è cotto bene. Qualcuno potrebbe dire: Michele, ma nel menù che ci hai appena fatto vedere il bucatino non c'è, come mai tu ce l'hai? Perché semplicemente gliel'abbiamo chiesto e ce l'avevano e ce l'hanno fatto. Allora, però, c'è un motivo per il quale il bucatino si trova con meno frequenza rispetto a un rigatone, perché in cucina il bucatino è un po' più difficile da gestire. Poi c'è una leggenda metropolitana sul bucatino, sul quale però io ho avuto difficoltà a trovare riscontri. La vulgata popolare vuole che il bucatino fosse la pasta dei poveri, perché mentre soffiavano per mangiare sto bucatino, perché è un po' impegnativo nella mangiata, immagazzinassero, imbarcassero anche aria che in un modo o nell'altro gli riempiva la panza. Il bucatino è lui, bello, corposo. Il bucatino ti lascia sempre delle tracce del suo passaggio. Vi dico la mia, ragazzi, sulla cacio e pepe che mi sono presa, mi piace tantissimo. Io della cacio e pepe amo questa cremina. Deve avere questa densità la cremina della cacio e pepe, né più liquida né più solida. L'unico problema della cacio e pepe, ragazzi, è che ve la dovete mangiare subito, altrimenti si rapprende e diventa un po' duretta. Ma è magna. È qualcosa di sconvolgente. Questa cacio e pepe costa 13 euro, ma potete venire qua a prendere un bicchiere di vino o una bottiglia. Questa cacio e pepe, uscite sazi con lo stomaco, ovviamente, che chiede pietà, che dice: oh, marendo, e fa bandiera bianca, e tornate a casa con una panza piena, avete speso 20 euro. Tanto di cappello, ragazzi. Bello, mi piacciono, queste realtà mi piacciono. Brava Paola, che hai portato un romano qua. Io chiacchiero, ma fammela assaggiare sta matriciana, vai, che cacchio. Spaziale, è buona, spaziale. Dopo 16 minuti di battaglia contro il primo, la situazione è la seguente. Io mi sono arreso alla quinta forchettata, ma stoica, eroica, come un Enrico Toti che si rispetti, Paola ha quasi finito. No, beh, questo lo lascio, la sua, dai. Amatrice. Questo lo lascio. Ma come fai? Allora, Michele, il problema è che sei tu che non c'è il fisico. Mi sono allenata per fare questo pranzo. No, tu hai il duodeno truccato. Tu hai l'esofago che scarica a terra. Dai, su. Per me, ragazzi, che non sono riuscito a finire la cacio e pepe, c'è la vaschetta. Me la metto qua e me la porto a casa. Paola, mi aiuti? Sì, dai. Grazie, va, dai. Dai, che sei una vergogna, sei. Ragazzi, non vi preoccupate, prendete la porzione abbondante e ve la portate a casa. Io vado avanti con la stessa forchetta con la quale ho iniziato la mia avventura in questa trattoria. Sono arrivate le polpette. Queste sono bombe in mano, lo sapevo che erano così grosse. Non sono polpette, sono palle da bowling. Sta polpetta c'ha un peso specifico simile al piombo, ragazzi, ve lo dico io. Vedo una cosa, con l'ordine ho detto stiamo portando il peperoncino. A me non me l'hanno portato, però c'è i miei. E tirali faccio fuori. Ricaccio. Vai, vai. Questa è una scena, ragazzi, che la gente aspetta. Paola che tira fuori il suo personale peperoncino. Allora, si stacca questo e si va, si abbonda.
Assaggio? Guarda che tecnica, guarda. Quella è la tua firma, la firma di Paola. Magistrale, perfetta. Morbida, saporita, sente il pepe, siamo a Roma. Io ci ho messo pure il peperoncino. C'è il pane, però c'è anche la carne. Un aspetto però, ragazzi, io non ho mai sottolineato abbastanza. Io Paola la ringrazio perché ci permette di fare queste grandi scorpacciate in queste trattorie e di decifrare, diciamo, la capacità delle cucine. Perché YouTube, Instagram, Facebook è pieno, ragazzi, di gente che va a fare recensioni senza avere alle spalle 10-15 anni di cucina che Paola ha alle spalle. Io ci metto la mia narrazione, il mio racconto, ci metto quello che posso metterci, ma non sono una chef. Paola invece tana subito, sa che te, quante polpette hai fatto nella tua carriera da chef? All'inizio stavo in cucina, sto banchetto aveva richiesto la lasagna con le polpettine come si usa a Napoli. Hanno fatto trovare in cucina, come si dice a Cassino, una conca. Dentro credo che ci siano stati un 50 kg di carne. Devo ridurre a polpettine di questa dimensione. Penso che solo con quella botta avrò fatto 3-4 mila polpette. Una porzione di queste, ragazzi, ci mangiano in due. Ma tutto qua ci mangiate in due. Voglio dire però una cosa, questo non è food porn. Le porzioni di questa trattoria hanno un perché ben preciso. Il proprietario Franco in gioventù faceva il camionista e faceva il traslocatore. Nella sua, diciamo, prima vita professionale, lui si ricordava bene la fame che aveva quando andava in trattoria e voleva mangiare una cosa sola e doveva essere abbondante e buona. Da qui questa sua filosofia la ripropone nei piatti. Questo non è affatto food porn, questa è tradizione, questa è cucina vissuta. Voi venite qua, beviate questo, un bicchiere di vino e andate a casa e siete contenti. Il nostro menù è un campo di battaglia anche lui. Ma si capisce quanto è grande, è a metà della mia faccia. Allora, questo è il telefono di Paola e questa è la polpetta. C'era una cosa che diceva sempre il mio professore di antropologia: il cibo rotondo è più accogliente all'occhio umano e alla mente umano del cibo spigoloso. Non ho mai capito realmente che volesse dire, però adesso ho visto sta polpetta nella sua rotondità. Effettivamente una cosa rotonda così non te mette paura, capito? Se vogliamo, se siete uomini, è una zinna. Come Paola, scusa, due testicoli? Due testicoli, l'ho detto io, potrei dire la Madonna che testicoli. Cioè, testicoloni proprio. Ma noi ce le assaggiamo a ste puntarelle. Per forza. Dai. Però dobbiamo, guarda, dobbiamo cambiare la batteria. Ok. Cambiamo la batteria, ragazzi. E ci divoriamo le puntarelle. Puntarelle per sgrassare. Sì, per sgrassare. La puntarella, ragazzi, deve avere la ricetta, eccola qui. Deve avere un po' di peperoncino, eccolo lì. E deve avere il sughetto al punto giusto. E poi andiamo a vedere, ecco la puntarella. C'è la ricetta, c'è il peperoncino, c'è tutto. È un'insalata di puntarelle perfetta. Allora, la puntarella, piccola nota tecnica, è il germoglio della cicoria, per esattezza della cicoria catalogna. Praticamente la cicoria catalogna è quella, sono le foglie esterne, quello interno che sono i germogli, quella è la cosa difficile, è tagliarla a coltello velocemente di una dimensione, ecco, pari a questa, e poi viene messa in acqua e ghiaccio, si fa una cottura in ghiaccio, così si arriccia, quindi la tipica forma viene da questo fatto che viene messa in acqua e ghiaccio e poi condita in questa maniera. Ci va anche un po' di aceto, peperoncino, alice e sei l'uomo più felice del mondo. Michele, assaggia sta puntarella. Assaggio molto volentieri. Eppure le puntarelle le abbiamo onorate. Queste, ragazzi, queste meritavano. Dunque, questa è la tovaglia di Paola, questa è la mia tovaglia, tracce di cacio e pepe, lì ci abbiamo tracce di amatriciana, vino rosso che è caduto, io prima ho rotto un bicchiere, insomma. C'è spazio ancora per un dolcetto? Vabbè, io lo so che tu sei goloso di dolci, prendilo una cucchiaiata, ce la do. Questo tiramisù dicono che sia molto buono. Wow! Guarda com'è montato sto mascarpone, sì, li vedi i particolari? È montato alla perfezione, guarda come si tiene su, guarda il savoiardo, lo vedi? C'ha carattere, ragazzi, 100% classico, cioè proprio un sapaissimo classico. Io, ragazzi, fosse per me camperei di bistecche e tiramisù, quindi quando arriva il tiramisù
mi piace sempre assaggiarlo, sono un gran ghiotto di tiramisù. In questo video, ragazzi, non avevo ancora detto Mortacci quanto è buono. In realtà Mortacci quanto è buono era la matriciana, Mortacci quanto è buono era il tonnerello, Mortacci quanto erano buone le puntarelle e Mortacci, ragazzi, quanto è buono pure sto tiramisù. Dici, e le polpette? Le polpette erano buone senza il Mortacci. Ragazzi, volevo dirvi una cosa, se le polpette non vi piacciono vi consiglio pure le salsicce con i broccoletti. Paola, un bicchierino solo! È il pranzo, è ti sei salve. Presa tutta la bottiglia di amaro Nerone! Un bicchierino solo così! Paola interpreta il digestivo come se fosse idraulico liquido. Un bicchierino, poco! Ma poco. Dai, non è vero, mi porta il bicchiere. Ar grottino del traslocatore. Te vuoi bere la mano del Nerone? Hai fatto pure la rima. Questo non è un video sponsorizzato dall'amaro Nerone. Però se amaro Nerone volesse ci fa una chiamata, noi l'accordo lo troviamo. Perché ragazzi, nelle trattorie romane, quelle di un tempo, il caffè si portava nel bicchierino, che è lo stesso bicchierino dell'amaro, per un semplice motivo, se risparmiava sulle tazzine. Ragazzi, io sarei andato via dal locale circa un'ora e mezza fa, ma Paola ha intercettato Francesca, Francesca, che è la proprietaria. Zitta, parlo io perché voi parlate troppo. L'anima del locale è questa bella ragazza, è in gamba e ha due palle grosse come questa ruota di carro siciliano, giusto? Che fa parte del locale. Se venite, cercatela, sta in cucina. Grazie Francesca, noi siamo stati benissimo. Piacere mio. Ok, e ora potete continuare a chiacchierare. Ripasso fra un'ora e mezza, ciao. E io dico, ti rendi conto? Noi siamo entrati a mezzogiorno e 30, sono le 5. Sei stata a chiacchierare con Francesca un'ora e mezza. Allora, ho capito che è tanto entusiasmato. La sintesi quando... non è amica vostra. Quando ero quelle con le palle, mica io ci parlo. Questa c'ha due palle sotto così. Bene, ragazzi, Argrottino del traslocatore è una signora trattoria, piatti veraci, abbondanti, porzioni diciamo mostruosamente esagerate, ma ricordate ragazzi, potete fare il doggy bag come abbiamo fatto noi. Avremmo speso questa cifra qui, ma Francesca ci ha offerto il pranzo a patto che si torni qui fra una quindicina di giorni per darle qualche indicazione su come meglio impostare il suo profilo Instagram. È un baratto che si può fare. Va bene ragazzi, un abbraccio e che la brace sia con voi. Nel frattempo Paola, hai già in mente un prossimo indirizzo? Secondo te? E Virtù, certo! Ciao ragazzi, ciao. Continuate a segnalarmi trattorie e trattorie. Noi montiamo sul nostro scooter e ce ne torniamo a casa. Ciao!